Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, io sono pronta già da un quarto d'ora, 20 minuti, perché sto andando al lavoro. Oggi è un mini ragnetto sopra la tenda, tra l'altro. Oggi è mercoledì, io sto prendendo la mia schiscetta per andare al lavoro. Adesso vi faccio vedere che cosa ho per pranzo. Perché ieri sera tra l'altro anche Giovanni è arrivato tardi a casa e quindi non aveva tanta voglia di cucinare una roba molto lunga e ha fatto questo qua, intanto che io stavo facendo due cose in casa, e praticamente ha preparato questo che è, vabbè, questi sono i toast che devo scaldare. Poi qua dentro, non so se lo vedete, ma c'è praticamente il tomino alla piastra con avvolto tutto lo speck. Questo qua è uno speck, tra l'altro, che ci hanno portato i suoi zii dal Trentino, gliel'ha dato sua mamma l'altra sera, veramente buono, cioè fantastico. E niente, quindi oggi questo sarà il mio pranzo, ce ne sono tre. Adesso metto tutto nella borsina e finisco di prepararmi. Stamattina le gatte, non so se avete sentito il delirio, mi sa di no, hanno fatto un casino perché loro tipo hanno un paio di due o tre momenti durante la giornata in cui impazziscono, cominciano a correre per tutta casa. Eccola qua, una fetentona. E mia mamma, mi hanno fatto un casino, ci davano dei colpi, ogni tanto sbattono tra l'altro da una parte e dall'altra della casa. Allora, io mi sono preparata, sono praticamente pronta, devo mettere soltanto le scarpe. Volevo farvi vedere il mio outfit di oggi, che è, non capisco perché non mi stanno dentro le tasche, forse perché ho la maglia sotto troppo tipo arruffata, vabbè, pazienza. Allora, ho niente, il maglioncino di OVS, che tra l'altro mi è piaciuto tantissimo, ha avuto un successone. E poi i jeans stretti, quelli classici. Devo ancora mettermi le scarpe, contavo di mettermi queste qua. E tra l'altro devo andare a ripescare le mascherine asciutte che ho lavato l'altra sera. E poi come collanina invece, adesso vi faccio vedere, ho voluto mettere questa con le stelline, perché appunto mi sa un pochino più di natalizio, anche se in realtà è una collanina forse anche estiva, ma noi non facciamo finta di niente. Allora, mettiamo via le mascherine. Dunque, oggi, poi vabbè, me le metto nel mio sacchettino perché ho comprato il portamascherine che chiaramente adesso non trovo più. Vabbè, mettiamoli qui momentaneamente. Allora, Oggi mercoledì, quindi niente, ieri sera sono stata, sì, fino alle 11 più o meno a fare il video che andrà appunto online stasera, che è praticamente il vlog che ho registrato sabato. E quindi insomma sono stata tipo dalle 7:30 fino alle 8 meno qualcosa, poi abbiamo mangiato, abbiamo vabbè messo a posto, fino alle 9, 9:30 non ho fatto più nulla, poi ho ripreso fino alle 11 perché ho deciso che adesso voglio praticamente sia montare video sia caricarli già il giorno programmato, così almeno sono a posto e non devo più riprenderli durante la settimana, perché comunque io tipo ho notato che a stare al computer riesco soltanto se tipo mi prendo un caffè verso le 5 al lavoro, o anche in generale sono molto più ricaricata se mi prendo un bel caffè tipo verso le 5 del pomeriggio, perché altrimenti arrivo proprio stanca mentalmente a casa e non ho praticamente voglia di fare un tubazzo di niente. Non so se capita anche a voi quando siete al lavoro, cioè quando tornate più che altro dal lavoro, dopo comunque una giornata passata fuori. Io poi sono al computer proprio come lavoro, il mio computer è stare davanti al, cioè il mio lavoro è stare davanti al computer, e quindi logicamente arrivare a casa e poi stare altre 2 ore più o meno al computer io sinceramente molto spesso non me la sento, però devo dire che con la soluzione del caffè verso le 5 ho risolto praticamente, quindi sono molto contenta. Allora adesso devo controllare l'ora, che tra l'altro l'Apple Watch è ancora spento, ma fra poco mi sa che mi preparo per andare. Ok, ho ancora 5 minuti. Ciao Ali! Buongiorno amore, abbiamo fatto un po' le scalmanate stamattina? Niente. E basta, quindi oggi pomeriggio poi volevo passare da Tigotà verso l'ora di pranzo, in pausa pranzo, perché come vi dicevo io ce l'ho proprio davanti, solo che vedo perché dovrebbero fare un salto ancora i miei, o oggi o domani o venerdì, adesso non lo so, soltanto che appunto se magari vengono loro qua facciamo 2 passi e ne approfitto per andare con loro da CAD, che è praticamente uguale, soltanto che è in centro, perché Tigotà l'abbiamo un po' fuori mano, bisogna andarci per forza in macchina, cioè no, per forza no, però vabbè, meglio. E poi sono passata da Maison du Monde lunedì sera, vi farò vedere i miei pochi acquistini che ho fatto, ma rimandiamo a stasera direttamente, a oggi pomeriggio. E basta, quindi io direi che mi sa che mi vado a preparare, perché così mi metto le scarpe, finisco di prendere le mie borse, le mie cose, e ci vediamo dopo. Ragazze, allora è passato in realtà un giorno dal vlog, anzi un giorno e mezzo, quasi 2, da ieri mattina che ho vloggato mentre appunto andavo al lavoro, perché ho dimenticato questo, perché poi è successo praticamente di tutto, nel senso che ieri pomeriggio appunto sono tornata poi a Tortona per fare un giro con i miei, soltanto che è successo che un imprevisto, visto che ieri sera, poi tornando proprio da Alessandria, dal mio lavoro, sono stata praticamente bloccata nella strada appunto appena proprio all'uscita di Alessandria per circa 40 minuti. Quindi 40 minuti di ferma completamente, più altra mezz'ora per tornare a casa, quindi ci ho messo 1 ora e un quarto quasi per tornare a casa. Diciamo che è stata una serata un po' così. Sono arrivata a casa a Tortona, ho messo giù la macchina, sono andata dai miei che appunto erano venuti apposta per fare un giretto qui con me e per fare anche delle commissioni che dovevamo fare insieme, quindi abbiamo fatto tutto abbastanza di fretta. Poi niente, stamattina ho detto tanto poi vloggo stasera quando torno, peccato che stasera ho finito tardi al lavoro perché ho avuto un po' da fare e quindi sono arrivata a casa tardi, in più lasciamo stare, prima di entrare in casa, su questa ve la dico per ridere, anche perché sono stanchissima stasera, prima di entrare in casa, niente, è successo che mi sono accorta che avevo pestato una cacca, proprio sotto casa, mentre tra l'altro Giovanni stava lavando i pavimenti, me ne sono accorta per fortuna prima di entrare, quindi mezz'ora, no, un quarto d'ora per lavare la scarpa, che tra l'altro sono queste. Comunque, a parte questo, niente, fatica a pulire la scarpa, poi mi sono lavata tutti e due i bagni, ho cambiato la lettiera del bagno di Giovanni, mi sono lavata, diciamo, i ciuffi qua davanti perché adesso che sono più scuri e devo andare poi dal parrucchiere a gennaio, si sporcano di più, quindi mi sono lavata soltanto i due ciuffi qua davanti, infatti sono un pochino più puliti e sono morta, sono veramente cotta. Qua c'è l'ambaradam perché abbiamo lavato da poco, qua devo riporre la spazzola via e phon lasciamolo lì, vestiti lasciamoli lì e niente, io me ne vado a sparapanzarmi sul divano perché sono cotta stasera. Tra l'altro Giovanni sta facendo, non so, sta cucinando stasera una cosa con i funghi, che funghi? I porcini, ah, risotto e lo speck del Trentino che gli ha portato sua zia, fantastico, c'è un profumo, ragazzi, che voi non potete neanche immaginare. Vi faccio vedere il nostro chef quanto sta diventando bravo, perché veramente c'ha un profumo buonissimo, buonissimo. E quindi diciamo che il mio primo vlog con una giornata lavorativa è andato così. Scusate, ma sto per attaccare l'albero, così almeno una gioia, l'albero di Natale, no, scherzo. Tra l'altro mi sono arrivati dei piccoli pacchettini dai colleghi e ieri appunto una mia collega, che è sempre carinissima, mi ha appunto distribuito a tutti quanti, quindi veramente è d'oro, questi cioccolatini, penso impacchettati in questo sacchettino carinissimo che ho messo qui dove ci sono tutte le palline. Cioè sono talmente stanca che non ho neanche attaccato bene l'albero, vabbè. E quindi questi vi dicevo che li ho messe qua e poi quest'altro sacchettino, lo giro così si vede meglio, che però penso che ci sia dentro qualche cosa tipo di vetro, qualche vasetto, non lo so. Comunque li lascio qui. Alaska, non ti tirare le unghie, per favore, non ti tirare le unghie, cioè voi non potete capire, ma questa sedia da distante non si vede, ma guardate da vicino, ragazze, guarda che teppista, tutto per colpa delle teppiste. Però queste qua alla fine si possono cambiare perché sono sfoderabili e costano anche abbastanza poco da Ikea, quindi prossimamente mi sa che le cambieremo, anche perché ho visto che forse ci sono delle tipo, sono cotta, dei materiali tipo in microfibra che sembrano quasi in microfibra, però non lo so, devo andare a vedere bene. Comunque non vi ho fatto vedere il mio nuovo pigiamone, o forse sì, no? Perché l'ho preso l'altro giorno a Milano e quindi adesso ve lo faccio vedere. Allora il pigiamone è questo qua, ha tutte queste, le gambe abbastanza corte e poi ha questo i pantaloni appunto così a quadretti rossi che mi piacciono tantissimo e poi la maglia, adesso non ho voglia di andare di là allo specchio, è così con la scritta appunto let it snow, ecco, non me la ricordavo più, ed è, ragazzi, ad una morbidezza, ma è morbidissimo anche perché è proprio un tessuto non solo morbido, è proprio, sembra quasi pelo di Alaska e quindi è veramente bellissimo, fantastico. Tra l'altro queste unghie qua che adesso mi sono un pochino cresciute mi piacciono ancora di più, soprattutto l'indice mi piace tantissimo. E vabbè, non badate le mie mani che sono in uno stato, tra l'altro ho un dito, io non capisco che cosa cavolo abbia e continuo a metterci la crema, ma è tipo tutto screpolato, però boh, non lo so. Tra l'altro le altre dita non hanno niente, solo questo qua, vabbè, comunque. E basta, quindi adesso mi sa che mi riposo un pochino perché fra poco mangeremo. E scusatemi la faccia, i capelli, tutto l'ambaradam perché sono morta. Tra l'altro il ragazzo di mia sorella stasera ci ha portato una bottiglia di vino che appunto produce lui, perché ha un'azienda vinicola. L'azienda vinicola, quindi mi ha appunto portato una bottiglia che volevo dare appunto al mio responsabile, al mio capo, ecco. Ho un casino tra l'altro in lavanderia, che vabbè, rendiamoci conto, però questa roba qua la devo lavare, sono le due sciarpe, questo è il pigiama di Giovanni e un vestito che devo stirare, quindi un casino di roba, è meglio che me ne vada da qua e basta, ci aggiorniamo dopo. Allora, questa è la situazione, io sto per trasmettermi Desperate Housewives qua in TV col Chromecast, qua ci sono due principesse. Abbiamo dimenticato di accendere l'altra lucina, amore. E a questo punto, ragazze, io mi sa che vi do un bel salutino. Mi dispiace se questo video... adesso non so, non ho idea di quanto poi durerà. Comunque, secondo me, almeno anche soltanto un video in più, anche se magari dura un pochino meno del solito, è comunque sicuramente apprezzato, perché lo so che sicuramente lo apprezzerete, quindi vi chiedo scusa se non è magari tanto lungo come le altre volte, ma appunto va così in settimana. Tra l'altro solitamente è un pochino più tranquilla la mia settimana, è proprio questa che evidentemente vicino al Natale boh, inizia ad essere un po' faticosa. Detto questo, io vi saluto, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!